Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per spiegarvi che caspita di fine ho fatto. Come avrete notato, non carico video dal 21 febbraio, che per YouTube corrisponde a un'eternità. Tuttavia, ho notato che il vostro supporto sulle pagine social non è mai mancato e la cosa non può che farmi estremamente piacere, ma i motivi della mia assenza sono presto detti. Per modo di dire, perché sono tre. In primis il lavoro. Da ottobre barra novembre lavoro per la catena di cinema Movie Planet, sia come maschera in sala, sia come responsabile dell'area social marketing. Non a caso, ogni lunedì conduco una live dedicata alle ultime notizie cinematografiche proprio sul canale di Movie Planet. Ed ecco, diciamo che conciliare lavoro e tempo libero non è proprio una cosa facilissima, perché sì, io magari mi metto in testa di fare un determinato video in un determinato giorno, ma poi torno a casa dopo aver pulito quintalate di popcorn in sala e mi viene voglia di staccare la spina, di grattarmi un po' le balle. Penso sia una cosa normale, anche se poi in realtà la voglia di produrre video è sempre rimasta lì in sottofondo, e infatti, proprio quando avevo capito come riuscire a ritagliarmi un po' di tempo libero per produrre contenuti, ecco che è arrivato il secondo motivo, la seconda causa del mio allontanamento forzato dal tubo, ovvero un simpatico incidentino con la macchina circa un mese fa. Nulla di troppo grave, un errore di distrazione, ho fatto tutto da solo e me la sono cavata senza un graffio, per fortuna, tipo Unbreakable, a parte per l'impatto con la cintura e la botta che ne è derivata. Però diciamo che è stato un impedimento per la realizzazione dei video, perché in quel periodo, in quel lasso di tempo, ho proprio pensato ad altro, ho pensato a svagarmi per superare il piccolo shock che comunque avevo avuto. E proprio quando ero pronto a rientrare in pista, in tutti i sensi, ecco che si è fatto avanti un progetto parallelo, pronto a risucchiare tutto il mio tempo libero. Un progetto di cui non posso ancora parlarvi, sia perché è ancora troppo presto, sia perché potrebbe anche non vedere mai la luce, quindi mai parlare prima del tempo, l'ho imparato già a mie spese. Però è una cosa a cui tengo moltissimo, credo che attualmente sia la cosa a cui tengo di più per quanto riguarda la sfera di YouTube, e quindi nelle ultime 3 settimane mi ci sono dedicato completamente. È un progetto che più avanti tornerà ancora a reclamare il suo spazio e mi porterà ancora lontano dal canale per brevi lassi di tempo. Però, come vi ho detto, è una cosa che per me è molto importante e che spero lo diventi in futuro anche per voi. Ma bando alle ciance, come vedete, sono tornato, quindi è tempo di parlare, è tempo di pensare al futuro del canale. Ebbene, date le premesse che ho fatto, non posso assicurarvi un video al giorno, ma posso assicurarvi che domani uscirà finalmente la tanto attesa recensione dell'ultima puntata di Westworld, con tanto di speculazioni sulla seconda stagione. È un video che ho pronto da un po', ma volevo caricarlo quando fossi stato certo di tornare a pieno regime sul canale. Seguirà di lì a poco la recensione di Leviathan, un fumetto italiano indipendente molto interessante, con una di quelle trame malate che piacciono tanto a me e che sono sicuro solleticherà anche la vostra curiosità un po' da fuori di testa. E poi, beh, poi avrò un sacco di recuperoni da fare, talmente tante recensioni che ormai ho perso il conto. E i commentari a quei due capolavori che rispondono al nome di Deledi e di Nuovo Ordine Mondiale. Tuttavia, non voglio tenere il canale bloccato nell'attesa che questi recuperoni finiscano, anche perché ci vorrà una vita, e quindi nel frattempo vi proporrò contenuti più attuali. Le recensioni dei film appena usciti in sala, anche se saranno più brevi del solito e più a caldo per permettermi di caricarle con più rapidità, e le reaction ai trailer che usciranno. E poi voglio anche tornare a realizzare i video che mi soddisfano di più, ovvero pillole di comics e pillole di Star Wars.
due rubriche ormai ferme da troppo tempo, ma che davvero adoravo e che potrebbero essere affiancate da pillole di The Walking Dead. Perché no? Infine, tenetevi forte, voglio ricominciare a fare i riassunti in un minuto. Non so come farò, ma sono tra i video più apprezzati del canale, impiegavo una vita a farli, ma mi divertivo. E quindi ci proverò. Non prendetela come una promessa, ma il mio tentativo sarà portato avanti con determinazione e caparbietà. Quindi, nel prossimo futuro, con tempistiche assolutamente vaghe e da determinare, potrebbe uscire un video al giorno oppure un video a settimana, non lo so. Aspettatevi recensioni vecchie e nuove, reaction, commentary, pillole come se piovessero e. Lo spero, il ritorno dei riassunti. Non mi rimane altro da dire se non farvi notare che il vicino ha cominciato a passare il tagliaerba e che questo è il 350esimo video del canale. Ne ho davvero fatti così tanti? Mi sento anche un po' vecchio, sarebbe quasi un evento da festeggiare se non fosse che la cosa mi toglierebbe altro tempo libero, quindi no. Preferisco ricordarvi di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, ovviamente, e di condividerlo se volete far sapere al mondo che sono tornato. Vi ricordo inoltre di fare un giro sulle mie pagine social, trovate in descrizione i link alle mie pagine Facebook, Twitter, Instagram. Trovate anche i link per iscrivervi a due servizi molto importanti, il canale Telegram e il gruppo di Facebook Le Amiche Intime di Mattioschi, che vi permetteranno di restare sempre aggiornati su tutte le attività del sottoscritto. Vi ricordo inoltre l'appuntamento settimanale ogni lunedì alle 18 con Nerd Planet Live, la live in cui parlo delle ultime notizie dal mondo del cinema e delle serie TV sul canale di Movie Planet. Trovate il link in descrizione. Detto questo, non mi rimane da fare altro che salutarvi, rimandarvi al prossimo video che sarà la recensione di Westworld, finally, e di congedarvi con il mio classico e caratteristico sbadunsh!